Il debito pubblico può essere ridotto significativamente anche in tempi brevi. Si deve puntare a un bilancio strutturalmente in pareggio. Alla fine degli anni 90 il rapporto tra debito e prodotto interno lordo era uguale in Italia e in Belgio, al 114%. In Belgio il sostanziale pareggio di bilancio e una crescita maggiore di quella italiana di circa 6 punti nel periodo considerato hanno permesso di ricondurre il rapporto tra debito e PIL al di sotto del 90% nel 2006. In Italia è oggi al 107%. Quest'anno l'incidenza della spesa per interessi sul prodotto interno lordo risulterà in Belgio inferiore a quella italiana di circa un punto. Una riduzione stabile del rapporto fra debito e prodotto interno lordo richiede due condizioni, crescita e riduzione della spesa. Il livello dell'imposizione tributaria in Italia è elevato, penalizza le imprese e le famiglie che compiono il proprio dovere fiscale. In prospettiva esso va moderato, i frutti della lotta all'evasione devono trovare compensazione nella riduzione delle aliquote. Si può stimare che nel 2006 le entrate delle amministrazioni pubbliche siano cresciute di circa un punto percentuale del prodotto interno lordo. Aumenteranno ancora, secondo le previsioni, nel 2007. Uno stabile riequilibrio dei conti pubblici richiede interventi strutturali che contengano la dinamica degli esborsi nei grandi settori della spesa corrente al di sotto della crescita potenziale dell'economia. Il rapporto al prodotto, la spesa primaria corrente, ha raggiunto nel 2005 il livello massimo registrato dal dopoguerra. Nel 2006, stando alle informazioni disponibili, è rimasta prossima a tale livello. Nel campo della previdenza, e anche qui non voglio entrare in dettagli, ma è necessario assicurare, ma non voglio entrare in dettagli e concentrarmi essenzialmente sull'obiettivo, è necessario in questo campo assicurare al tempo stesso una pressione contributiva non eccessiva, l'equilibrio finanziario del sistema, l'erogazione di pensioni di importo adeguato. In Italia il tasso di occupazione nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni supera di poco il 31%, oltre 10 punti in meno rispetto alla media dell'Unione Europea, quasi 20 punti al di sotto dell'obiettivo condiviso dall'Italia e stabilito nel 2000 dal Consiglio Europeo di Lisbona per il 2010. Occorre uno sforzo di consapevolezza collettiva, simile a quello che alla metà degli anni Ottanta e successivamente con gli accordi del 92-93 portò il Paese con decisioni sofferte ma lungimiranti sulla scala mobile a infrangere la rigida spirale dei prezzi e dei salari.